Ma dentro il campo, dopo aver subito un gol e non avendo subito nessuna grossissima occasione a sfavore, è indubbio che ti taglia le gambe. Non siamo stati bravi a reagire, a trovare molte occasioni, però ci abbiamo provato sicuramente. È stato un peccato non riuscire a concretizzare anche in alcune occasioni, anche se un po' con un po' di confusione, però non riuscire a concretizzare almeno il pareggio. Ma in questo momento c'è poco da dire, solo lavorare e cercare di guardare avanti, guardare la prossima partita, perché sarà un'altra finale, come da qui ogni partita in avanti sarà una finale. Si decide domenica dopo domenica il futuro. Abbiamo ogni partita, abbiamo una finale, dobbiamo riuscire a cercare di portare punti, di giocare con più intensità ancora e per cercare di migliorarci e di portare punti a casa, che in questo momento è la cosa più importante. Penso che abbiamo fatto bene, però dai, c'è un po' di rammarico perché abbiamo avuto un po' di occasioni, 3-4 occasioni per far gol, però bene, alla fine penso che la squadra ha fatto bene. Io diciamo che sono più o meno soddisfatto della mia prestazione, come tutta la squadra. Sì, certamente, noi sappiamo che ogni gara facciamo il nostro, ci impegniamo, lavoriamo duro, poi abbiamo le occasioni, però alla fine questa è la Serie A e purtroppo se non fai gol quando hai l'occasione paghi le conseguenze. E purtroppo è quello che stiamo pagando adesso. No, io onestamente mi impegno tutti i giorni in allenamento, poi sono le scelte del mister. Se mi fa partire titolare oppure mi fa giocare pure un minuto, io cerco sempre di dar tutto, cerco sempre di dar il massimo e poi tocca al mister. No, noi ci crediamo fino alla fine, sappiamo che adesso siamo non messi benissimo, però c'è sempre, non è ancora fatta, diciamo.